dottor Quintano. Francesco, tu quando sei arrivato hai visto questo progetto, questo programma di rete di Innovation Hub, devo dire l'hai sposato con un grande entusiasmo e ci hai dato una mano seria e importante per portare a casa dei risultati, e quello di oggi è uno di questi risultati. E da te vorrei sentire un pochino invece come questo disegno di Innovation Hub si dipana, come si lega all'innovazione di Ferrovie dello Stato, come questa innovazione è legata a un grande disegno strategico, quindi non è un fatto occasionale, non è una moda del momento o una necessità locale, ma è parte di un disegno molto più ampio di rilancio delle ferrovie e di sfruttamento, per così dire, di un'innovazione fatta con un passo un po' diverso. L'innovazione è sicuramente uno dei driver che il gruppo ha nell'ambito del proprio piano industriale. Io sia su innovazione che sostenibilità con il team stiamo lavorando in modo piuttosto pressante, in modo tale da far sì che questi due elementi entrino sempre di più nelle dinamiche aziendali. Sul tema dell'innovazione, la creazione di una rete di Innovation Hub è un tentativo che il gruppo sta facendo proprio per fertilizzare l'open innovation, quindi per creare un punto di condivisione e interazione tra le start-up, le grandi imprese e le università. Come sapete, Ferrovie sta investendo nella creazione di una rete di 7 Innovation Hub a livello nazionale, molti dei quali al sud, una regia presente a Roma e il primo aperto appunto è stato quello di Napoli. E oggi lanciamo la prima challenge da uno di questi Innovation Hub, quindi una grande soddisfazione, un ringraziamento al team di Franco Stivale, appunto, e di tutti i collaboratori che hanno reso possibile. Io sono arrivato in corsa, ovviamente ho sposato questa filosofia e la trovo fondamentale perché il progetto che abbiamo messo in piedi vede il valore di una rete di innovazione legata al territorio, quindi abbiamo pensato a una rete di Innovation Hub che abbia una specificità rispetto a temi che abbiano un'importanza sul territorio di presenza. Parliamo appunto dell'agri-food per Bologna, piuttosto della mobilità per Torino o comunque la logistica delle merci per la Puglia. Per la Campania abbiamo scelto il turismo, ovviamente, che è un tema chiave, e mettendo insieme i due, secondo me, assi fondamentali dell'economia, che sono la mobilità e il turismo stesso, che sono i due punti dei quali il paese deve ripartire e noi come player di riferimento in ambito mobilità abbiamo sicuramente un ruolo importante. Invito la regia a far vedere dove le start-up possono applicare per rispondere appunto alla challenge di Trenitalia. E per fare questo potete collegarvi alla piattaforma InnoStation, che è stata recentemente aperta, dove è stata dedicata una sezione appunto alla challenge sul turismo. Per me ecco, all'interno della carta dedicata alla challenge potrete trovare tutti i dettagli dell'iniziativa, il regolamento, quali saranno gli step previsti per la realizzazione di questo programma. Abbiamo raccolto nel frattempo qualche domanda che mi sono state appunto gentilmente trasferite. Devo dire che le domande, come giusto che sia, sono di natura prettamente tecnica e quindi ritengo, diciamo, che il destinatario delle domande sia soprattutto Francesco Servillo, che ci ha definito la challenge. Vado direttamente a leggerle quelle che mi sono state trasferite. Una, per esempio, scende proprio nel pratico perché chiede se come risposta alla challenge possono essere utilizzate anche delle soluzioni fortemente innovative, come per esempio delle soluzioni di gamification, oppure se la soluzione deve albergare necessariamente in una chiave tradizionale. Ci interessano anche soluzioni in ottica di gamification, intese non solo come gioco, ma come utilizzare le dinamiche del gioco per innovare modelli di business e servizi offerti. Quindi la mia risposta è affermativa, sicuramente siamo interessati a quel tipo di modalità. L'ultima domanda che mi è stata trasferita ritengo che possa essere diretta proprio direttamente a me, perché la domanda chiede quanto è rilevante lo stadio di sviluppo della startup che si candida. In realtà mi sento di poter dire che fondamentalmente i beneficiari che abbiamo indicato sono legati a startup e PMI innovative. Quindi, come dire, fondamentalmente abbiamo già identificato un profilo piuttosto definito, ma è chiaro che nessuno ha interesse a tarpare le ali della creatività, per cui, diciamo, in qualche modo, come dire, anche startup che si siano appena affacciate nel loro percorso di go to market ovviamente sono assolutamente bene accette. È altrettanto chiaro che all'interno dei parametri di valutazione, come avrete modo di poter
verificare anche direttamente sulla call, c'è un parametro che fa riferimento alla traction e quindi in qualche modo un minimo di esperienza nella possibilità di aver già definito delle soluzioni che siano andate sul mercato probabilmente pagherà. Permettetemi di ringraziare invece tutti quelli che parteciperanno, quindi un ringraziamento per il futuro, soprattutto alle startup, soprattutto ai giovani, ai ragazzi, alle piccole realtà imprenditoriali, a tutti quelli che ci vorranno regalare un po' della loro intelligenza, un po' dei loro sogni, un po' della loro voglia di cambiare questo paese e di andare avanti tutti insieme. Grazie, grazie di essere stati con noi. Ciao.